Ciao ragazze, benvenuti in un nuovo video. Questo sarà il video tag I'm recezionista chic, ovvero la make-up bag che non superi i 50 euro. Questo video tag l'ho visto da Leonora Mani. Io ti mando un bacio, Ele, te l'avevo scritto nei commenti che l'avrei girato anche io perché mi è piaciuto subito. Trovo che sia un video molto utile sia per le ragazze giovanissime che vogliono iniziare a truccarsi, quindi ricreare insomma con pochi, in un piccolo budget come 50 euro, avere insomma tutto un kit per il trucco, sia insomma per scoprire vari prodotti low cost perché comunque bisogna rientrare nel budget. Lo trovo insomma molto molto utile, l'ho voluto fare anche io. Allora, prima di iniziare però volevo ringraziare tutte le ragazze che si sono iscritte al mio canale, mi ha fatto davvero tanto piacere, anche perché ultimamente qui su YouTube sono successe un pochettino di cose strane, tipo che insomma noi YouTuber minori siamo destinati a sparire perché nessuno ci mette mi piace, commenta i nostri video, quindi noi non ho capito bene che cosa succede. Secondo me è una cretinata, perché lo sto vedendo insomma, per quanto riguarda il mio canale, cioè io tutti i giorni ragazze si iscrivono al mio canale, mi commentano. Quindi io ho tutto questo problema, questo scalpore che si è creato su YouTube. Addirittura ci sono ragazze che hanno creato dei tag, aiutaci a non scomparire. Secondo me questo problema non c'è. Nel momento in cui tu hai le tue iscritte che ti seguono, insomma, con frequenza, quindi alla fine che non hai il mi piace sotto il video o un commento, non penso possa influire sul tuo canale. L'importante è che tu hai le tue iscritte, insomma, che ti seguono costantemente. Poi per il fatto del mi piace o del commento, secondo me la trovo una trovata un po' strana, sinceramente. Non credo che possa addirittura far scomparire i nostri canali, anche se siamo delle youtuber minori. Volevo insomma aprire questa piccola parentesi perché ho notato addirittura che alcune ragazze hanno creato dei tag e la trovo una cosa un pochettino assurda, anche perché non puoi costringere le persone che ti seguono a mettere mi piace o commentare i tuoi video o condividerli. È una cosa che deve partire dal cuore e non puoi obbligare le persone a farlo. Quindi ci tenevo insomma a dire la mia, perché io registro i video la domenica. Questo fatto qui l'ho notato settimana scorsa e quindi non ho avuto modo di girare, quindi il primo video che ho girato volevo dire la mia. Vabbè, questa è la, io tengo questa cosa in mano, che tengo praticamente l'agendina dove tengo segnata tutti i prodotti che ho utilizzato per questo tag, e praticamente la mia cifra di questo tag è di 49,49 euro. Ecco qui. Quindi sono arrivata tipo pelo pelo pelo, però all'interno di questo make-up bag, dove insomma bisogna inserire dei prodotti fino a un totale di 50 euro, io ho voluto inserire anche tre pennelli perché co per come sono fatta, insomma, sono fatta io, servono pure per sfumare insomma i vari ombretti, comunque servono, voglio dire, quindi li ho voluti inserire. Allora inizio subito con la prima categoria, che è il fondotinta, e vi faccio vedere questo qui della Rimmel, il Wake Me Up, che io ho pagato 5 euro al mercatino. L'ho trovato nella confezione quella dei supermercati, quindi un grandissimo affare. L'ho voluto inserire perché mi ci trovo davvero bene con questo fondotinta. Qui non l'ho ancora utilizzato, come potete vedere è integro, perché è una tonalità più scura del mio tono di pelle ed è il 203 True Beige, eccolo qui. E praticamente è il mio fondotinta preferito per l'inverno, mi ci trovo benissimo ed è la seconda confezione che ricompro e ve la straconsiglio. Mi auguro che anche voi insomma riuscite a trovarla a 5 euro perché è davvero un affare. Io vi dico la verità, l'ho trovata al mercatino, in offerta, insomma, dentro era tutta confezionata con le scritte Rimmel e tra l'altro, insomma, è la mia stessa tonalità, il packaging, insomma, è uguale, non credo sia un falso, anche perché me ne accorgerei, quindi mi ha fatto piacere, insomma, trovare questa offerta qui. Poi, per quanto riguarda il correttore, ultimamente ho comprato questo qui di Arianna.
ed è un correttore liquido, il mio è nella tonalità 02. Mi ci sto trovando bene e l'ho voluto inserire in questo tag perché ha un costo davvero irrisorio di 2 euro ed è quello che ho utilizzato adesso. Ha una buonissima coprenza, vi consiglio la tonalità 02 perché ha una punta di aranciato all'interno, quindi copre di più la zona delle occhiaie. E per il costo che ha, e comunque è abbastanza prodotto, ha 9 ml di prodotto ed ha una scadenza di 6 mesi, ve lo straconsiglio. Questo qui sono insomma i vari ingredienti, al limite insomma vi fate un fermo immagine del prodotto. Ve lo straconsiglio e l'ho pagato soltanto 2 euro. Poi ho voluto inserire anche un kit per sopracciglia perché, come sono fatta io, è essenziale. E ho messo questo qui della Wet n Wild che io ho pagato solo 1 euro al Cosmoprof. Costerà un pochettino di più, però, dato che l'ho pagato 1 euro, l'ho inserito ed è formato da una pinzetta. Un pennellino, insomma, la cera per fissare le polveri, una polvere più chiara che è un marrone top e un marrone scuro che è quella che utilizzo io per fare le sopracciglia. Poi capirete anche il motivo di questo pennellino qua che ovviamente lo utilizzo per, insomma, per le sopracciglia. E questo kit qui e tra l'altro, se non sbaglio, ha anche lo specchio che con le unghie non riesco ad aprire. Però sta qui, come potete vedere. Aspettate, io mi ricordo che dovevi fare tipo un movimento particolare. No, ragazze, praticamente si estrae in questo modo, però avendo le unghie non riesco ad aprire bene, quindi per evitare che mi spacco il gel che ho fatto da poco, e questo qui praticamente è il termogel. Infatti, come potete vedere, al lato qui è più scuro e tutto a lunghe è color carne perché tengo tipo le parti delle mani un po', da una parte sono fredde e dall'altra parte sono calde, quindi praticamente cambiano colore a seconda della temperatura del corpo e sono una figata. Non pensavo che insomma funzionava questa cosa. Comunque andiamo avanti, non perdiamoci in chiacchiere. Questo qui l'ho pagato soltanto 1 euro e all'interno c'è anche la pinzetta e il caspitiello. Poi, per quanto riguarda sempre la base, a questo punto vi faccio vedere la cipria. Questa qui è dell'Avon e praticamente fa parte della linea Color Trend di Avon. L'ho comprata, questa qui vi conviene comprarla nei mesi tipo novembre, inizi novembre, insomma nel mese di novembre, perché l'ho presa il mese di novembre. Questa linea qui, la Color Trend, l'Avon la teneva in sconto. Questa qui l'ho pagata 5 euro e ha 10 grammi di prodotto e ha 24 mesi di scadenza ed è una cipria traslucida. Mi piace molto perché lascia il viso vellutato, copre, insomma, è anche leggermente colorata, è soffice al tatto, mi piace molto. Però è, come vi devo spiegare, è leggermente colorata, ma una volta sfumata il colore si perde e risulta trasparente. Mi ci trovo molto bene con questa cipria perché mi piace l'effetto che ha sul mio viso, lo rende bello vellutato, tipo effetto porcellana e lastra d'oro. È un ottimo prodotto, infatti sicuramente quando la finirò cercherò insomma una presentatrice Avon e la vorrei ricomprare, ovviamente in offerta perché a prezzo pieno secondo me aveva un prezzo un pochettino elevato per il prodotto, insomma, che è, cioè non è un prodotto che malaccio, però neanche un prodotto da costare più di 10 euro, sinceramente. Quindi vi consiglio, vi straconsiglio di trovarla, di comprarla in sconto. Poi, per quanto riguarda la terra, sempre questa qui della New York Color, e questa qui l'ho pagata 4,90 euro da acquasapone. Ve l'avrò fatto vedere innumerevoli volte, avete tipo la nausea di questo prodotto, però ve la straconsiglio perché c'è tantissimo prodotto, ha 17,1 grammi di prodotto, una scadenza di 30 mesi e ha due tonalità. Questa qui è la più scura, è la 602, ma c'è anche la 601 che è due tonalità più chiare.
chiare di queste, quindi per le pelli davvero chiare è adatta. Per le pelli mediterranee, per insomma far vedere un pochettino il contouring, vi consiglio questa qui scura, che poi non è tanto scura. Scusate, ma è tutta zozza perché la utilizzo sempre, sia io che mia sorella. Quindi ve la straconsiglio ed è un prezzo di 3,90€, 4,90€. Aspettate che sono andata a sbirciare d'acqua e sapone appositamente per questo tag, perché tipo non mi ricordavo bene i prezzi. Allora, 4,90€, ok. Poi, come vi dicevo, ho voluto inserire anche dei pennelli e vi faccio vedere un pochettino quali pennelli ho inserito, se li trovo ovviamente, stanno tutti sparsi. Ho inserito questi tre pennelli qui di Essence, in modo tale che avete proprio un kit completo. Infatti l'utilità del pennellino, del caspitiello, del kit delle sopracciglia è utile anche per applicare l'eyeliner, perché come potete vedere non ho inserito il pennello da eyeliner e comunque ho inserito questi due pennelli di Essence, le shadow, il classico insomma pennello d'ombretto e questo qui da sfumatura, che hanno un costo di 1,90€ allo stand, e poi ho inserito questo qui che costa tipo intorno ai 3€ e qualcosa. Tengo tutto scritto insomma sull'aziendina, quindi rientriamo giusto giusto nel budget. E questo qui è utile per applicare la terra o il blush, in questo caso la terra per il contouring è altrettanto valido, e anche per il blush. E ho voluto inserirvi anche dei pennelli e darvi insomma qualche dritta per creare insomma un kit completo. Poi, per quanto riguarda gli ombretti, ho voluto inserire una palette di Mua, che ha un costo di 5€, sul sito 4 sterline e qualcosa, e ho voluto inserire in particolare l'Undressed, la stessa che ha inserito Ele, perché con questa palettina qui potete ricreare sia look da giorno che da sera. Perché come potete vedere ha sia colori molto molto naturali che colori scuri, che permettono di ricreare qualche smoky per la sera, e ve la straconsiglio perché è il dupe esatto della Naked. Gli ombretti sono di ottima qualità, hanno un'ottima pigmentazione. Questa palettina ha 2, 4, 6, 7, 8, 9, ha 12 ombretti per un costo di 5€, quindi ha un ottimo, insomma, per il prodotto che è e per la quantità di ombretti ha un ottimo prezzo secondo me. Se vogliamo paragonarla anche a quelle lì di Slick, che hanno un costo di 10€ e la stessa quantità di ombretti, questa qui non è da meno, perché la pigmentazione più o meno è come quella lì di Slick, solo che Slick ha più varietà insomma di colori, di palettine e via discorrendo, quindi ve la straconsiglio. Poi, sempre per quanto riguarda la Makeup Academy, vi faccio vedere il blush. Io sto andando tipo random, non sto seguendo un ordine, e vi ho inserito questo qui da una sterlina, da 1€ praticamente, ed è lo shade 3, ho anche altre tonalità, non ve lo svoccio perché già ve l'ho svocciato nel video precedente dei prodotti, ve l'ho fatto vedere insomma questo qui, non mi ricordo se dei 5 prodotti che mi fanno sentire più gnocca o l'altro tag. Comunque ve ne ho parlato di questi blush qua, c'ho anche altre 3 tonalità e mi ci trovo benissimo, hanno un costo davvero irrisorio di 1€, poi con gli sconti li trovate ancora meno di una sterlina, quindi ve lo straconsiglio. E c'ha tantissime tonalità, infatti se andate adesso sul sito di Mua ha inserito anche tonalità nuove. Questo qui è lo shade 3, che è un corallo che vira all'aranciato, molto molto carino. Poi, per quanto riguarda le ciglia, ho voluto inserire, anziché del classico Hello Extreme di Essence, che inseriscono un po' tutte, lo adoro anche io, infatti l'ho utilizzato oggi, cioè, quindi non è che non lo utilizzo, non mi piace. Ho voluto inserire questo perché mi ci sto trovando bene con questo mascara. Io ho sempre odiato
i mascara della New York Color, ne avevo tre e tutti e tre li ho, tenevo quello lì, lo show e qualcosa, il Kurz, e tenevo lo stesso di questo, il Big Bold arancione, che è pessimo e fa schifo, cioè tutti e tre facevano schifo e secondo me non era arte loro fare i mascara, però questo qui che ho visto in un video di Gnappetta mia, ti mando un bacio mia se mai mi vedrai, questo qui è davvero molto buono, lo paragono più o meno alle Love Extreme perché l'effetto è più o meno lo stesso. Vi faccio vedere lo scovolino, è molto più grande e leggermente incurvato, questo qui di New York Color, ed ha un costo di 2,90 o 3,90, un secondo che controllo. Quindi ve lo straconsiglio ed è l'855 Extra Black. Ovviamente lo fa anche di un'altra colorazione, cioè lo fa sempre Big Bold, l'arancione che fa schifo, poi c'è il giallo che non ho mai provato e questo colore. Voi prendete questo qui perché è davvero buono e più o meno l'effetto è come nel Love Extreme di Essence. Però questo qui ho notato che pure se si è aperto ed è passato un po' di tempo non si è seccato, quindi un punto in più per questo mascara qui. Mentre con l'olio di Essence io vi consiglio, per ravvivarlo, di inserirgli sempre all'interno delle goccine per le lenti a contatto e si riprenderà, perché io l'ho rianimato proprio con le goccine per lenti a contatto, perché il mio era completamente secco. Quindi un consiglio che vi voglio dare. Come primer ho questo qui di Essence, che il prezzo è intorno ai 3 euro e qualcosa, le Love Stage, come primer ombretto. E poi come eyeliner ho voluto inserire questo qui di Essence. Lo so che è fuori produzione, però magari nelle vostre OVS, coin, ce n'è ancora qualche pezzo e vi consiglio di fare scorta, cioè quello che non ho fatto io perché non li ho trovati più purtroppo, perché è davvero un ottimo prodotto e un costo intorno ai 3 euro e qualcosa. Mi scoccio ragazze di prendere sempre l'agenda perché sennò non finisco più questo video. Comunque tenevo tutti i prezzi scritti sull'agendina e insomma ve lo straconsiglio, se riuscite a trovarlo davvero fate un ottimo affare. Il mio è ovviamente lo 01, il Midnight in Paris, che ovviamente applicherò con insomma questo kit con il pennellino angolato che ho trovato che ci sta insomma nel kit delle sopracciglia. Quindi tutti i prodotti all'interno di questa bag hanno un perché. Poi, sempre all'interno di questo kit, ho voluto inserire una matita a burro perché io la utilizzo più della matita nera, devo dire la verità, mi piace anche oggi, come potete vedere l'ho utilizzata. E vi consiglio questa qui di Yamamay, questa me l'ha regalata Mara, però mi sono informata un pochettino su internet. Yamamay ha fatto questa linea beauty che è comunque una marca low cost, quindi non può superare i 3-4 euro. In questo caso io ho pensato potesse costare un 3 euro ed è morbidissima. Questa ve la faccio vedere sbocciata perché merita. È buonissima, davvero. È super resistente e mi ci sto trovando davvero bene. È davvero molto, molto bella. E questa qui è la numero 16. Eccola qui. Quindi me la straconsiglio. Ovviamente poi. Oh, sono gusti. Ci sono anche altre ragazze che hanno inserito la matita nera perché la utilizzano di più. Io utilizzo questa qui bianca perché mi piace che rende più grande gli occhi. Come ultimi due prodotti c'è un rossetto e un lip gloss. In questo caso come lip gloss ho voluto inserire questi qui di Chanel che costano tipo 1,50 euro, massimo 2 euro e sono davvero buonissimi. Questo qui non so se è di una collezione particolare, vedendo il tappino, questo sempre me l'ha mandato Mara, però io l'avevo comprato. E questi gloss qui, io tenevo il modello vecchio praticamente, si trovano vicino alla cassa, io lo pagai 1 euro, quindi l'ho inserito come prodotto da 1 euro, ed è il Peach Sand. Sand, scusate, spero che si pronunci così. Ed è molto molto buono e resistente ed ha un bellissimo colore. Poi come rossetto vi straconsiglio questi qui della New York Color che hanno un prezzo bassissimo di 2,90 euro. Sono super resistenti, infatti questi qui sono gli Expert Last Rouge
della New York Color. Il mio è nella tonalità 440 Caramel, Creamy Caramel. Ed è un bellissimo colore. Se me lo mette a fuoco mi fa una grazia. Comunque fidatevi, è il 440, è un nude che va al marroncino. Come potete vedere hanno un finish sheer, però sono davvero molto molto belli e super resistenti, ve li straconsiglio. Ci sono tanti colori, sono andata l'altro giorno da Acquasapone a vedere se avevano rifornito lo stand della New York Color, ma non c'era più niente, soprattutto questi rossetti qui erano rimasti colori più brutti, perché ha fatto sia della stessa linea questo finish, insomma, sheer, però il rossetto in sé non è perlato, sia insomma sia il finish perlato classico dei rossetti della New York Color, che secondo me li distruggono quei rossetti, perché la maggior parte sono tutti di colori perlati che a me non piacciono. E niente ragazze, questo è quanto. La pochette non l'ho pagata perché era di un kit che della Lancôme di mia madre, quindi non ha un prezzo. Me l'hanno regalata tipo, gli avevano regalato tipo un set di creme della Lancôme e dentro stavano dentro questa pochettina, quindi non ha un costo. E niente ragazzi, io spero che avete trovato utile questo video, fatemi sapere quali prodotti voi insomma preferite per il vostro kit entro i 50 euro. Purtroppo i video risposta non ci sono, però magari me lo scrivete in un commento se avete un canale, oppure nei commenti quello che voi insomma utilizzate nel vostro kit, nella vostra makeup bag entro i 50 euro. Io vi mando un forte bacio ragazzi e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!